In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Mamma mia, quanto sono dietro. Sono lontanissimi quelli lì davanti. Beh, l'unica cosa da fare adesso è cercare di non fare cazzate e risalire il più possibile. Comunque, se non siete ancora iscritti, ragazzi, potete iscrivervi cliccando qui in basso a destra. E vi ricordo che, se volete, potete anche attivare la campanellina per restare aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Volevo anche salutare un mio carissimo amico di Instagram, Edo Trifo, che veramente mi sta seguendo in ogni dove. Grazie Edo e ciao! Tralasciando la mega sfollata che ho preso, più due posizioni. Avanti così, ragazzi. Avanti un altro. Scusa Daniele, grazie mille. Mi sono già scusato con Stefano la domenica mattina, io riguardando il video ho notato questo piccolo contatto. Purtroppo non è stato ovviamente intenzionale e Stefano per fortuna lo sa e sa di che cosa stiamo parlando. Ad ogni modo, più un'altra posizione. Avanti così, sono quarto in sole tre curve. Yes! Grazie Ivan e con questo sono andato terzo.
chissà se Alberto continuerà a parlarmi. Scusami Alberto, ma cioè, non potevo mollare, dai, non potevo. Grazie, grazie mille. Sembra più che evidente che Machado abbia svariati problemi, o non so se di telaio, motore, cambio, quello che ha. Comunque sta perdendo tanto tanto terreno rispetto a Critelli, o anche Critelli comunque sta alzando il piede, ma ci siamo rifatti sotto e devo tentare il tutto e per tutto. Davide, ti è andata bene con questa safety car? Mamma mia, ma ci sono ancora 3 giri, La toglieranno presto da lì. Prima della linea del traguardo, no ragazzi. Ci saranno mica rimasti male. Sarò mica stato troppo crudo. Guardare il video mi è venuto l'affanno. Che gara ragazzi, bravi, bravi tutti. Yeah.
applauso ai protagonisti di questa gara 1 del Predators Challenge, ovvero Ivan Machado Perez, Davide Critelli e Francesco Azzori. Riuscito e poi comunque è arrivato un bel secondo posto finale. Bello, ci siamo divertiti tantissimo, penso che abbiamo dato spettacolo, che è quello che tutte le persone che sono qua vogliono vedere, e anche gara 2. Pronti naturalmente per domani, una nuova sfida che naturalmente potrete seguire in diretta streaming. Andiamo, Francesco Azzori. Ciao Francesco, allora anche in questa circostanza sei riuscito a risalire progressivamente la china e ti sei portato a ridosso dei primi, magari senza quella safety car avresti potuto tentare qualcosina in più? Sì, assolutamente sì, è stata una fortuna per Davide l'entrata della safety car, ma era prevedibile visto che l'auto era in una posizione veramente tanto tanto pericolosa. Ci siamo divertiti e l'importante è questo, rimontare dall'ottava posizione alla terza con i problemi che abbiamo avuto visto che non siamo riusciti a fare un turno da ieri fatto come si deve, diciamo che è una grande e bella rivincita per noi. Grazie, complimenti anche a Francesco Azzori, appuntamento per... Complimenti a Francesco Azzori. Il vincitore di gara 1 del Predators Challenge, Ivan Machado Perez. Che gara ragazzi, partito ottavo, sono arrivato terzo, ma ci sono stati vari casini, safety car, sorpassi, botte, c'è stato di tutto e di più, però è stata una gara fantastica. Adesso testa bassa e in vista di gara 2 di domani dobbiamo soltanto fare dei piccoli accorgimenti, che adesso che siamo rientrati da gara 1 abbiamo visto che la pressione della benzina, che praticamente si era rotto il regolatore di pressione di benzina, era da 3,4 che l'avevamo lasciato, 3,2 prima di uscire, adesso era da 1,8 bar, e che è una pressione inaccettabile, infatti la macchina non andava nulla. Adesso ragazzi non resta altro che vedervi il video di gara 2 e partirò terzo, quindi chissà, speriamo bene e ci vediamo domani.